Hai mai pensato al fatto che il secolo in cui stiamo vivendo potrebbe essere il più importante dell'intera umanità? No, non sto parlando di fantascienza, né dei bigliettini nei baci Perugina che ci dicono che ora è l'unico momento che conta. Forse hanno ragione, ma non è questo il punto. Ciao a tutti e bentrovati. Io sono Luca e questo è School of Thinking, il canale per imparare a pensare meglio. L'idea secondo cui viviamo nel secolo più importante della storia è stata formulata da Holden Karnofsky, fondatore dell'organizzazione Open Philanthropy e tra i principali pensatori nell'ambito dell'altruismo efficace. Secondo Karnofsky, nei prossimi decenni potrebbe decidersi la storia non solo della nostra civiltà, degli esseri umani o dell'intero pianeta, ma addirittura dell'intera galassia. Questa teoria del secolo più importante si basa su cinque tesi, che ruotano tutte attorno all'idea che alcune innovazioni tecnologiche siano in grado di cambiare ogni cosa. Vediamole assieme. Molte persone trovano che sia folle affermare che viviamo nel secolo più importante della storia, ma la prima tesi di Karnofsky ci dice proprio che viviamo in un periodo folle e che dovremmo essere pronti a tutto. Se dicessimo che grazie all'intelligenza artificiale ci potremmo espandere in tutta la galassia, la reazione comune sarebbe di incredulità e scetticismo, e si potrebbe anche sostenere che le innovazioni fondamentali per espanderci nel resto della galassia arriveranno tra 500, 1000 o addirittura 100.000 anni. Ma anche se l'espansione dell'umanità nell'intera galassia dovesse iniziare tra 100.000 anni, ciò significa che viviamo comunque in un'era straordinaria, se paragonata all'intera storia della vita sul pianeta. Infatti, 100.000 anni sembrano tanti, ma sono soltanto un minuscolo frammento di tempo nel grande schema delle cose. Già questo è straordinario, ma potremmo sostenere che anche oggi viviamo in un secolo unico. A volte non ci sembra che stia succedendo niente di speciale, perché da quando ognuno di noi è vivo, l'economia mondiale è cresciuta di una piccola percentuale all'anno. Tuttavia, se mettiamo le cose in prospettiva, possiamo renderci conto che stiamo vivendo nel periodo a più rapida crescita economica della storia. Gli ultimi milioni di anni, con l'inizio della nostra specie, sono stati più movimentati dei precedenti diversi miliardi di anni, e gli ultimi 100 anni sono stati più movimentati dei precedenti diversi milioni. Se saremo in grado di produrre una tecnologia in grado di accelerare il progresso, come potrebbe essere ad esempio l'intelligenza artificiale, i prossimi decenni potrebbero essere i più movimentati di tutti. Insomma, dati i tempi in cui viviamo, che sono davvero folli, ha senso essere aperti a possibili modi in cui il mondo potrebbe cambiare rapidamente e radicalmente. La seconda tesi di Karnofsky è che il futuro a lungo termine è radicalmente sconosciuto. Alcuni progressi tecnologici potrebbero, infatti, portare alla nascita di una civiltà di lunga durata sparsa in tutta la galassia, che potrebbe essere un'utopia, una distopia o qualsiasi altra via di mezzo. Per spiegare cosa intende con questa tesi, Karnofsky ci spinge a immaginare una tecnologia che potrebbe sembrarci fantascientifica, ma sembra poter essere sviluppata in questo secolo, quella delle persone digitali. Ma cosa sono le persone digitali? Si tratta di persone pienamente coscienti, ma fatte di software, che abitano ambienti virtuali in modo tale da poter sperimentare qualsiasi cosa come se fosse reale. Tali persone possono essere copiate, eseguite a velocità diverse e persino resettate. Un mondo fatto di persone digitali potrebbe essere radicalmente distopico, ad esempio nel caso in cui esistano ambienti virtuali utilizzati per consolidare il potere assoluto di chi li possiede. Ma può essere anche un mondo utopico, nel caso in cui in un mondo del genere non ci siano più malattie, povertà e violenza non consensuale, e nel quale sia possibile sperimentare forme di divertimento e creatività inimmaginabili. In ogni caso, la creazione di una tecnologia di questo tipo potrebbe consentire a una civiltà di diffondersi in tutta la galassia e di durare a lungo, in quanto una persona digitale non avrebbe i limiti biologici o temporali di una persona in carne ed ossa. In molti pensano che questo tipo di civiltà futura sia o impossibile o inevitabile. Il problema però è che quasi nessuno si preoccupa di discuterne in maniera dettagliata, in quanto tutto sembra così lontano da non avere alcuna rilevanza. La terza tesi ci dice che questo folle futuro potrebbe arrivare molto più velocemente di quanto pensiamo, a causa di una possibile esplosione della produttività guidata dall'intelligenza artificiale. Secondo alcuni modelli di crescita economica, qualsiasi tecnologia in grado di automatizzare completamente l'innovazione aumenterebbe la capacità della società di produrre risorse in maniera esponenziale. Questo avverrebbe in quanto automatizzando innovazione e produzione di risorse avremmo più risorse che porterebbero ad avere più idee e più innovazione, che porterebbero ad ancora più risorse e dunque ad ancora più idee e innovazione e così via. Una di queste tecnologie potrebbe essere un particolare tipo di intelligenza artificiale, ciò che Karnofsky chiama con l'acronimo PASTA.
Con essa si intende un processo informatico in grado di automatizzare il progresso scientifico e tecnologico. Questo sistema svolgerebbe il lavoro di scienziati e innovatori a una velocità estremamente più alta rispetto agli esseri umani in carne ed ossa, senza stancarsi mai, leggendo migliaia di articoli contemporaneamente e trovando subito errori, inconsistenze e sviluppi che nessun altro avrebbe notato. Possedere un sistema simile porterebbe ad uno sviluppo tecnologico rapidissimo, con una crescita esponenziale che si autoalimenta, accorciando il tempo che ci separa dal raggiungere il futuro a lungo termine che stiamo cercando di immaginare. Significa anche, però, che se i sistemi pasta scelgono di perseguire obiettivi non compatibili con quelli dell'umanità, le cose potrebbero portarci molto rapidamente a scenari molto negativi. La quarta tesi ci dice che il sistema pasta possa essere sviluppato in questo secolo, rendendo questo periodo l'inizio di una futura civiltà galattica. Possiamo dunque dire che un sistema di intelligenza artificiale come pasta sarebbe importante. Tuttavia, sorge spontanea la domanda: quando esisterà una cosa del genere? Non si tratta soltanto dei sogni degli appassionati di fantascienza? Negli ultimi anni questa domanda è stata affrontata da diversi punti di vista. Nessun modello di intelligenza artificiale fino ad oggi è stato in grado di raggiungere nemmeno l'1% della potenza di un cervello umano. Ciò è avvenuto in quanto non avevamo né i mezzi ingegneristici per creare qualcosa di tanto potente, né una conoscenza abbastanza approfondita del modo in cui funziona la mente umana. Però questa situazione sta cambiando, e i modelli di intelligenza artificiale stanno migliorando sempre più rapidamente. È quindi ragionevole pensare che entro la fine di questo secolo sarà possibile addestrare modelli di IA sempre più potenti, sofisticati e in grado di svolgere compiti sempre più umani. E non è un caso che molti esperti del tema sostengano che c'è una buona probabilità che un sistema come pasta venga sviluppato in questo secolo. È difficilissimo fare previsioni su temi come questo, in quanto non esistono metriche precise come, ad esempio, quelle che si utilizzano quando si parla di cambiamento climatico. Nonostante questa difficoltà, però, dovremmo quantomeno prendere sul serio le ipotesi alla base di questi scenari. Secondo Karnofsky, non siamo ancora pronti a gestire l'enorme impatto che potremo avere sul futuro. Quando parliamo di essere nel secolo più importante, infatti, non ci riferiamo soltanto al fatto che creeremo dei robot. Intendiamo che ora abbiamo la possibilità di avere un impatto immenso su un numero enorme di persone future. Per farlo, però, dobbiamo immaginare azioni utili per influenzare positivamente il futuro. Il problema è che molte delle cose che possiamo fare a tal riguardo potrebbero anche peggiorare le cose. Una tipica reazione di fronte a queste idee è un mix di intensità, urgenza, confusione ed esitazione. A tal riguardo, Karnofsky non ci invita ad agire in fretta e furia, in quanto potremmo sentirci paralizzati e incapaci di riflettere su temi di così vasta portata. Ci invita piuttosto a fare due cose. Primo, ci invita ad essere più attenti e consapevoli, dando a questi temi più importanza e riflettendo su di essi con maggior serietà. Secondo, ci invita a non affrettarci nel voler fare una singola cosa enorme in grado di cambiare drasticamente il futuro, perché potrebbe essere paralizzante. Ci invita, piuttosto, a impegnarci già da oggi nel compiere quelle piccole scelte che sappiamo avere un impatto positivo. Ok, siamo giunti alla fine di questo viaggio fra le tesi di Karnofsky. Allora, cosa ne pensate? Siete convinti anche voi che il XXI secolo è il secolo più importante e che viviamo in un'epoca eccezionale? Oppure no? Magari pensate che questo sarà un secolo anonimo e ininfluente? Fatecelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.